Avevo una vettura americana, dotata di comfort ultra potente. Una vettura dalla forma strana che al suo passare faceva voltare la gente. Incontro un vecchio amico, un vero esperto di macchine di ogni cilindrata. Mi si fa incontro con sorriso aperto, mi fa: "Oè, questa macchina è sprecata, eh? Limi la testa e collettori, cambi marmitte, carburatori e così, con poca spesa, il tuo motore è un'altra resa, eh? Limo la testa e collettori, cambio marmitte, carburatori e così, in poche ore ho già bello che fuso tutto il motore. Porco Giuda, va cosa mi va a contare. Mi interessai per la riparazione, ma mi costava un occhio della testa. E allora ho dato dentro il macchinone e ho preso una vettura più modesta. Bravo, mi fa l'amico, i macchinoni sono sempre un debito, te l'avevo detto. E questa non ti costa dei milioni, e poi puoi farci qualche lavoretto. Limi la testa e collettori, cambi marmitte, carburatori e così, con poca spesa il tuo motore è un'altra resa. Limo la testa e collettori, cambio marmitte, carburatori e così, con motore truccato in una curva mi sono inchiodato. Porca malora, sto deficiente. Dopo mesi di letto d'ospedale, in cura presso un noto professore, sono dimesso un po' conciato male su una carrozzella col motore. Lo incontro e lui già fissa il motorino, non sembra fare caso alle mie bende. Magnifico, un vero gioiellino, truccalo un po', vedrai come ti rende. Limi la testa e i collettori, cambi marmitte, carburatori e così, con poca spesa, il motorino ha un'altra resa. Limo la testa e i collettori, cambio marmitta, carburatori e così, in 448 ingrano la prima e lo caccio sotto, sto trucca motori, così un'altra volta imparo.